Imbarcazioni ormeggiate tra il ponte della ferrovia e la darsena borghese sono finite di nuovo nel mirino dei vandali. È successo nella notte tra sabato e domenica scorsi. Non è chiaro che cosa stessero cercando. Sta di fatto che i malintenzionati hanno divelto i teli utilizzati per coprire natanti, hanno frugato ovunque e in un'imbarcazione hanno rubato delle costose canne per la pesca dei tonni. A fare un sopralluogo questa mattina è stato anche il presidente della Lega Navale Italiana, sezione di Fano, Rolando Bocchini. Sono stato avvisato da un socio domenica mattina che è venuto giù perché usciva con la barca per andare a pesca e ha notato prima di tutto tutte quelle piume dell'oca che non riusciva a capire perché. Ha dato una guardata in giro e ha visto che tutte le barche dalla prima fino all'ultima alla darsena sono state gavoni aperti. In alcune, mi ha avvisato adesso un socio, hanno buttato via tutto, ci hanno fatto la pipì dentro, quindi non riusciamo a capire lo scopo, non so cosa cercavano. Non vede niente nessuno, non sa niente nessuno, abbiamo le telecamere, non possono essere messe in funzione, avevamo chiesto anche il servizio della Vigilar, però non ci sono i permessi comunali o prefettizi, non so da chi. Quindi sono attive, però le immagini non possono essere visionate. Solo dietro denuncia possono intervenire le forze dell'ordine. Fatta la denuncia, è arrivata domenica mattina tra le 11 e le 12, è arrivata una pattuglia dei carabinieri, hanno fatto un sopralluogo. Non so se è arrivata la capitaneria, la guardia costiera che è stata allertata. Sono stati allertati i media, i soci che abbiamo rintracciato per vedere cosa avevano fatto. Abbiamo visto che apparentemente di furto non sappiamo ancora perché non tutti sono venuti a vedere. Però le capottine, qualcuna è rotta, qualcuna l'hanno tagliata. Quelle coperte integralmente non sono state toccate. Le barche e quelle altre. Però ora con la denuncia le forze dell'ordine possono visionare queste immagini. Le telecamere, non so se l'abbiano già fatto ieri o. E siccome le telecamere hanno un sensore di presenza, quindi alla terza barca potevano già intervenire, quindi tutte le altre si poteva. Adesso i soci sono imbestialiti, minacciano anche, non so, vediamo con l'ufficio legale della Lega Nazionale se ci sono gli estremi per denunciare la pubblica amministrazione, perché cioè, chi glielo va a spiegare ai soci che ci sono le telecamere però funzionano ma non possono essere utilizzate, cioè, glielo spiegheranno loro adesso, cioè, io no di sicuro.